Vabbè, finisco di mangiare la peperonata e scendo. Ciao a tutti, bentornati al mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi, come avete visto dal prologo, farò la famosa peperonata del film Tre uomini e una gamba. È molto semplice da preparare. Allora, ci serviranno cipolle, peperoni gialli e rossi che ho già spellato. Vi metto qui il link al video in cui vi faccio vedere come si spellano. E poi ci servirà passata di pomodoro, aceto di vino oppure aceto di mele, aglio che ho già tritato, pezzettino di peperoncino, pepe, sale, olio. Ok, semplicissimo, iniziamo la preparazione soffriggendo un attimo le cipolle. Quindi, padella accesa, ci metto le cipolle, poi come sempre le quantità ve le metto qui sotto. Allora, ci metto subito un pochino di sale sopra le cipolle così che perdano il loro liquido. Ok, allora le cipolle hanno un po' stufato, sono un po' appassite. Ci aggiungo un po' di pepe, poi ho alzato un attimo la fiamma, le sfumo con l'aceto. L'aceto vale lo stesso discorso che per gli alcolici, quando non sentite più l'odore vuol dire che è evaporato, possiamo andare con gli altri ingredienti. Ok, ci siamo, aggiungo l'aglio e il peperoncino, perfetto, a questo punto aggiungo i peperoni, se avessero rilasciato un po' di acqua mettetecela che tanto darà sapore. Ok, si aggiusta di sale e di pepe. Perfetto, la facciamo prendere un attimo il calore. Mamma che profumo sta venendo su. Allora, appena prendono calore, copro, abbasso al minimo e faccio cuocere un quarto d'ora. Dopodiché aggiungiamo la salsa di pomodoro, quindi ci vediamo tra un quarto d'ora. Ok, dunque, sono passati i 15 minuti. C'è un profumo incredibile in casa. Dunque, adesso rialzo un po' la fiamma e aggiungo la salsa di pomodoro, come sempre va salata e pepata, sempre come facciamo di solito, con un gocciolino d'acqua puliamo il bricco. Ecco qua, adesso amalgamiamo bene. Ok, facciamo prendere il calore, perfetto, abbasso, lascio scoperto inizialmente. Se vedo che ritira troppo lo copro, comunque di solito non serve, e faccio cuocere almeno un altro quarto d'ora, 20 minuti, quindi ci vediamo tra un po'. Ok, allora sono passati altri 15 minuti e il risultato più o meno è questo. Profumo è incredibile, dolciastro, meraviglioso. Si recupera, anzi si spenge il fuoco, ne recupero un po'. Ok, allora mentre aspetto che si raffreddi un attimo, questo qui è un piatto anche estivo, si può mettere i pomodori freschi, magari spellati, oppure i pomodori pelati, e se vi piace il basilico. Io, come sapete, non lo amo molto, quindi non ce lo metterò. Allora assaggiamo questa magnificenza. No vabbè, questa è un qualcosa di eccezionale, la potete servire anche più fredda o a temperatura ambiente addirittura, a me piace anche così. Però peperonata alle 8 del mattino, mezzogiorno, topi morti, alla prossima.